Bello, bello, bello. Sei contenta? Yeah. Vestito, wow. Ma tutti gli accessori. Ah. I miei personaggi preferiti. Sta sto ventaglino. Sta lì, accanto a San. 3, 2, 1. Ed eccoti qua. Ragazzi, esplodo. E ciao! Che c'è? Fidati. Ciao ragazzi, io sono Lara. E io sono Lara. Barbara. È arrivata una cosa. Sono pelata. Ah, non quello. Stavo aprendo una cosa per me di lavoro. Yeah. E invece mi sono accorta che è una cosa di lavoro tua. In che senso? Adesso lo vedrai. Però voglio la tua reazione perché voglio vedere come rimani. Okay. Vado a prendere? Vai. Allora. Tu... stai a... sì, dicevo, pensavo fossero pacchi miei, sì. Invece sono pacchi tuoi. Ok. Ricordi qualcosa riguardo una collaborazione che ti hanno fatto di recente? Sì, una. È arrivata? Oh my god, for real! Esatto, adesso... vabbè, Lara sa già cosa c'è qui dentro. Sì. Perché ha scelto quello che perché c'è qui dentro. Io. Ma la reazione sarà comunque sia bella, sono sicura. Vediamo. Il sito di questa collab è koski.com. Grazie mille. Ma te amo. Questo perché un brand che fa un certo tipo di cose ha chiesto a Lara questa collab e quindi lei io ha... vado iper fiera. Sarà felicissima. Ho fatto un bagaglio per aver esatto. Letto la cosa. E ha scelto delle cose bellissime. Ora vediamo cosa è arrivato. Vai. E mo ve lo spiego. Ovviamente già lo conoscevo perché è un sito molto famoso e molte mie amiche comprano i cosplay da lì. Banana. No, le forbici non servono perché io l'ho già aperti perché ah, okay. Pensavo che era roba mia, quindi tienili chiusi, poggiateli così sulle gambe. Allora, questo dopo, perché dopo. Okay. Allora, partirai da questo qui grosso. Okay. Allora, facciamo capire anche a chi è ferma. Ok, allora, stacco ragazzi. Le mani. Facciamo capire anche a chi è a casa l'argomento. Allora, ragazzi, una cosa che faccio molto spesso, di solito queste cose vengono fatte... Alle convention, ai comics e robe varie. E quindi? Dillo! Vabbè, sono i cosplay, ragazzi. Ok, cosplay. Quindi qui dentro c'è un cosplay. Un cosplay. Ok, allora Lara si è vestita da... Vi dico di chi? Ah, tu ti sei vestita da tante cose. Sì. Perché insomma hai usato, vabbè, Splatoon, Palutena... Ah, non di quelli vecchi, di quelli più recenti anche. Junko, Noshima, chi altro hai fatto? Ho fatto Licenze recentemente. Esatto. Ayanoishi, Yuno Kasai... Ed era un po' di tempo che Lara vedeva e diceva, vabbè, però farei anche... Porterei anche... un cosplay di Genshin Impact. E quindi qui dentro c'è qualcosa a tema Genshin? Sì, allora, voi non so se sapete quali sono i miei personaggi preferiti di Genshin. Oh. Allora, non vi dico i min perché ho avuto casini con gli account, quindi ho perso tutto. Però a breve porterai anche Genshin nel canale. Te l'hanno forse chiesto in tanti, quindi magari sarebbe il caso. Allora, i tuoi personaggi preferiti? C'è un indizio là. Si vede da qui? Ops. È un ventaglino. Utao. Allora, Utao. I miei personaggi preferiti. Sta sto ventaglino. Sta lì, accanto a San, lì, quello. Ah, ok, ora lo vedo. Allora, i miei personaggi preferiti di Genshin sono Itto e Utao. Come mai ti piace Itto? Allora, come mai? Sono curiosa, facci sapere allora, perché ti piace proprio Itto. Allora. Vabbè, perché è belloccio, perché Yaps. Allora, vabbè, Itto, fine. Okay. Itto è bello. Itto e Utao. Ok. E io Ob, perché non posso fare Itto, giustamente. Ti fai venire a tartaruga e via. Allora. Ho scelto Utao. Anyway, adesso vediamo. Comincia l'ispezione. La cosa bella di questo shop è che non vende soltanto il vestito, wow, ma tutti gli accessori. Ah! Ah! Asco, poggio qua, poi la parrucca, qua, le scarpe, oh my god, le scarpe. Due, pensa un po', due. Sì, certo che te lo vado a uno, due. Adesso vediamo tutto per bene. Ricordati che c'è anche quello. Ti ricordi che c'erano due versioni? Ah, sì, c'erano due versioni. Le hai avute tutte e due?
Oh mio Dio. Adesso quella tienila nascosta, okay, sì, e sì. Cominciamo con quella classica. Questa è quella classica, poi vi faccio vedere un'altra più particolare. Ok, da cosa cominci? Dalle scarpe, perché sono la cosa più che abbiamo già spoilerato. Ok. Ecco, io una. Ma che carine. Sì. Sono tipo così. E due. Ok. Penso siano molto comode. Aspetta. Sembrano morbide. Hanno anche una bella solettina interna. Mi entrano. Ti vanno? Sì, che mi entrano. Con questi bellissimi calzini con i ricci. Esatto. È giusto il numero? Il numero è giusto. Se le vedi lunghe, compriamo il talloncino dietro, così non le perdi. Ok. Vabbè. Andiamo col vestito. Ok. Aspetta, un pezzo di scotch. Quindi taglia, taglia. Ok. Allora, qua ci sta un sacco di roba. Io non faccio vedere così non spoilerò. Che cos'è il cappello? Sì, questo è il cappello, ma un po'... Vabbè, ovvio, è schiacciato, devi riformarlo. Ma che carino è! Ha pure i fiorellini. Mazza, non si sono rovinati per niente, guarda. Aspetta che un po' va arrotondato, perché l'hanno schiacciato per metterlo giustamente. Ah! Queste due cose stanno dietro? Sto, sì. Sto cerchio? Sì. Cappello? Sembra gigantesco, ma in realtà ci va la parrucca che... arrotonderà, cioè darà la forma a tutto. Esatto, poi questo lo dovrai mettere sulla testina, lo dovrai un po' fissare col il ferro, eccetera, per farlo andare in forma. Che altro continuiamo. C'è? Continuiamo, allora. Ah, qua abbiamo le calze. Ok. Calze bianche, vabbè, classiche. Ah, che bel materiale. Bello, è licra. Ok, comodo. Non sono... Sono che il materiale di... Tirala, senti, guarda, tirala, guarda quante elastiche. Meno male. Sì, sono buone. Perché di solito ho dei problemi con le calze, perché a volte a me le calze mi cadono. Esatto, ma a volte sono molto dure, invece queste sono belle, belle elasticizzate. Pantaloncini sono garzati. Che carini che sono! Pantaloncini suoi. Ok, bellini. Bella stoffa. Ok, bottone, cerniera. Molto bellini. Poi. Tra l'altro mi sembrano anche giustamente coprenti, perché ovviamente, cioè, Lara comunque non è che può andare in giro con shortini troppo corti. No, questi ragazzi, mi sembrano fatti bene. Questa che è la camicetta che va sotto, che è tipo un, come dire... È proprio il classico toppino col collettino alla cinese, vedi, con sì. I gancetti. Con poi... l'alamaro. Sai che si chiamano alamari questi bottoni? No, non lo sapevo. Alamari, sì. Poi questo, aspetta. Sai che figo, questi li avevo visti tipo su Etsy. Ma pensa te. Ma che carino. Questo è il braccialetto. È proprio uguale, con la nappina identica. Fichissimo. Poi? Poi ci stanno... Ah, ok, eccoli. Questi fiorellini che vanno qua sui polpacci. Tipo in alto, vicino alla fine delle calze? Esatto, tipo qua vanno. Cioè, le calze vanno a calzettone e questi vanno a metà. Qui, a metà, sì. Ok. Poi. Il cerotto sulla gamba dove va? Eh? Il cerotto dove va? Allora, niente, non è successo nulla, sono solo inciampata un giorno. Ok, questo è il vestito. Guardate che bel broccato, che carino. Wow! Ma è tutto damascato, mamma mia, è fantastico. Cioè non è rasetto, non è fodera, è bello, è proprio bello. Aspetta, c'è un bel crino qua dietro, c'è qualcosa che sto tirando. Aspetta, allora, aspetta, mi devo alzare in piedi. Vai. Oh my god. È un kimono, ecco, in pratica. Ecco, va così. Questa è la parte davanti. Okay. Ragazza, è bellissimo. C'è il gioiello bellissimo. No, ma guarda dietro. No, è perfetto. È proprio fatto è bene. È lui. Cioè, guarda quanto è rifinito. È quello suo. Cioè, c'ha i disegni, c'ha le parti cucite ricamate. È perfetto. Bellissimo. Wow. Bello, bello, bello. Sei contenta? Yeah. Sì, che fa parte del kimono. Bellissimo. Ok, adesso è rimasto. Il ginocchio. Piano, attenta. È rimasta la parrucca. A me... Ok, piegato. Quanto è bello. Mo esplodo. È rifinito bene, è stupendo. Esplodo. Ok. Sono sempre più curiosa di vederti vestita. Questa è una parrucca che va tenuta così liscia o va cotonata? Va tenuta liscia. Ah, non sì, questa non va stilata. Piuttosto piuttosto ti porti una piastra. La spazzo la piastra, questa non va stilata per me. Cioè, semmai posso tenere un po' la frangetta e tutto quanto per ottimizzare. Ci hanno anche regalato una retina. Ok, comodissima. Grazie. E la parrucca? La parrucca. Metti, tira fuori. Allora. Sembra lunghissimo. È lunghissima. Ah, ok. Che sta botando in 18 giri. Vediamo.
I mollettoni? Eh sì, se ha le molto più comode quelle con i pinzoni. Quando prendete parrucche sceglietele con i pinzoni perché sono più gestibili. Perché sono la cosa più comoda del mondo. Sì, perché se siete stanchi potete staccare le code e poi perché li potete rimettere quando volete, insomma. Io di solito ai mercatini quando porto parrucche, non lo so, di Miku, oppure Junko, che sono le mie due parrucche che hanno i mollettoni, quelle che uso spesso, e praticamente a volte poi i comics, quando sono stanca, proprio io prendo i pinzettoni e li lancio. Oppure me li appende lo stand, quindi io c'ho lo stand, stand con le code, in pratica. Allora. Metti la retina prima, no? Vuoi provarla a metterla bene? Devo sistemare meglio per metterla. Allora, questa è la parrucca. Sì. Anche due ciocche lunghissime davanti, che poi non è completamente marroncina, ragazzi, guardate. E tende al rosso, sì, si vede in video, c'ha delle sfumature rosse molto belle. E questi sono i pinzettoni, aspetta. Con i codini. Che bello, i pinzettoni sono anche color parrucca, cioè color parrucca, color mogano. C'hanno lo stesso colore della parrucca e quindi non abbiamo il... Lo stacco. Il disagio, la paura che... Si vedano. Che si veda, perché sì. A volte tipo, quando i pinzettoni sono bianchi si vede. Infatti lei, mamma si vede. Allora, per dare idea di quanto sono lunghe le ciocche, ecco, fino a per terra quasi, sono anche ben scalate, perché vedo che sono tanti sopra e sotto sono di meno. Mi arriva qua, sotto al ginocchio arriva. Allora, mettiti la retina e proviamo la parrucca, o puoi provare tutto il vestito? Sì, aspetta. Che vuoi fare? Sì. Tutto? Sì. E allora, 3, 2, 1. Ed eccoti qua. Ragazzi, esplodo. Sei contenta? Di più. Troppo. E penso che siamo dei cosplay più belli che tu abbia mai avuto. È veramente... No, più come dire, più... Tutto. Esatto, più tutto. È veramente bellissimo. È stupendo. Ha un sacco di dettagli. Veramente favoloso. Guardate dietro quanto è bello. Ferma, rimani. Ferma. Dietro è fantastico. C'è questa gemma gigantesca. È veramente stupendo. No, è fantastico. Sei veramente molto, molto... Putao. Senti un po'. Lo porterai ai Japan Days? Sì. Ok, quindi possiamo dire, prossimo evento? Mercatino giapponese. Ci vediamo a Roma 17 e 18 settembre, quindi se passate da quelle parti, se venite al mercatino giapponese ai Japan Days, troverete Lara in versione Utao e forse qualcos'altro. Vediamo qua, in genere lei non so se porta uno o due nei due giorni in cui viene. Bellissima, veramente bellissima. Vi lasciamo ovviamente in descrizione il link di Koski e ovviamente di questo cosplay, ma ce ne sono veramente tantissimi. E ovviamente non ci sono soltanto i cosplay, quelli originali, quelli fissi, diciamo, quelli tipici, ma ci sono anche dei remake. Esatto, delle variazioni uniche che hanno soltanto loro. E infatti lì c'è qualcosa che vedrete molto presto, sempre a tema Utao, ma molto differente da quello che avete visto ora. Quindi continuate a seguirci, sei carinissima, sei proprio bella, sei veramente carina. Tra l'altro la taglia abbiamo preso una S e devo dire che è giusta, non è troppo larga, non è stretta, basta benissimo. Soprattutto il fatto che ha le maniche lunghe ti permette anche quando magari fa un po' più freddino di mettere una cosa in mezzo e poterti vestire lo stesso. Bello, bello, siamo veramente contenti, grazie Koski, andate a vedere il sito perché è bellissimo. E basta, adesso ci faremo 100.000 foto che metterai su Instagram. Forse farò anche un get ready with me, farò un trucco più... specifico. Esatto, bella idea. Se seguite Lara su Instagram, vi ricordo il suo nuovo account. Si chiama The Weird Lara. Esatto, magari potete mettervi d'accordo se andrete al mercatino giapponese anche voi e volete matchare dei cosplay di Genshin, magari avvisatela così potete andare in giro insieme. Matchati. Esatto. Un bacio a tutti quanti, ci vediamo in un prossimo video e bello, sono veramente molto molto contenta. Brava, buon per te. Ciao, un bacio a tutti quanti.